Uè, bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono Xiudea e oggi ragazzi parleremo di nove segreti, nove teorie relative a quello che sta succedendo all'isola ragazzi, al cubo, al rift, insomma, a tutto quello che è accaduto in questi ultimi 2 giorni e che ha praticamente stravolto nuovamente tutto quello che ci aspettavamo. Ovviamente, ragazzi, parleremo della connessione dei vari teaser che Epic Games ogni giorno ci rilascia prima del Fortnitemare. Parleremo, ragazzi, di un suono molto, molto particolare che si sta iniziando a sentire e ovviamente parleremo di un'altra teoria interessantissima che è quella del ritorno dello spaccatutto, che in inglese loro chiamano il visitor, il visitatore. Ma mi raccomando ragazzi, prima di vedere questo video, se vi sta piacendo, un bel like, non ve lo dimenticate, iscrivetevi al canale in tantissimi ragazzi e attivate la campanella, dai che cresciamo insieme ragazzi. Ma la domanda, ragazzi, non posso non farvela. Sapete che mi sono curioso di sapere quello che ne pensate. Secondo voi, tra le skin della Season 5 e quella della Season 6, è meglio il Ragnarok o il Manni? Sono due skin completamente diverse. Fatemi sapere qua nei commenti qual è la più bella secondo voi. Quindi ragazzi, andiamo avanti e parliamo appunto subito di quello che è successo in questi ultimi 2 giorni. Sono successe un sacco di cose, ragazzi. L'isola ha fatto il giro, si è mossa ed è tornata al centro della mappa. Come abbiamo visto, intorno all'isola l'hanno circondata le rune che hanno trasferito la loro energia direttamente al cubo e poi sono cadute rovinosamente in una delle aree prese e colpite all'inizio dal cubo stesso. Notiamo ragazzi ovviamente che l'intensità del cubo è aumentata. Penso che ragazzi in questo momento il cubo abbia il massimo dell'energia, quindi sia carico al 100% ed è pronto per far accadere qualcosa di veramente incredibile. Abbiamo anche visto i piccoli fulmini che ogni tanto partono dal cubo, anche se non viene toccato, è sicuramente pronto. Ma andiamo avanti, ragazzi, e restiamo sempre nell'isola e guardiamo i cubi, quelli che ormai hanno preso il dominio di tutta la casa. E se li rapportiamo a uno dei miei vecchi video, come potete vedere, prima erano di un colore viola scuro ed erano lì tranquilli, sì, brillavano leggermente, ma adesso ragazzi, guardate che roba, sono molto molto più vivi, sembrano ovviamente collegati al cubo stesso e sono anche questi pronti. Quindi la domanda è: esploderà davvero quest'isola e questo nuovo materiale che si è formato verrà sparpagliato per tutta la mappa? Verrà davvero, come si dice, creato un nuovo rift che porti il cubo da dove è arrivato? Non lo so, ragazzi, ma staremo a vederlo perché non manca molto al grande evento. E avanti ancora, ragazzi, parliamo di una delle cose più importanti relative all'isola, ovviamente al rift che si è aperto nel cielo. Abbiamo già visto come in pochissime ore questo rift si è già ingrandito ed è molto molto simile alla spaccatura nel cielo che portò il cubo nella mappa di Fortnite. Tra l'altro, ragazzi, se notiamo, c'è un fulmine ovviamente che parte dall'isola e che arriva fino al rift. Se notiamo e se ci avviciniamo anche con la telecamera o proviamo a puntarlo con un fucile da cecco, si può sentire un suono particolare, ma ne parlerò leggermente più avanti
in questo video. La cosa che è stata scoperta è che dovrebbero esserci 6 fasi di questo rift, quindi continuerà ad ingrandirsi. Indicativamente dovremo essere tra la fase 2 e la fase 3. Vedremo, ragazzi, se molte delle teorie che dicono anche che dal rift arriveranno i goal saranno vere. Continua a muoversi, a vivere anche questo rift. Ma andiamo avanti, ragazzi, e guardiamo insieme i teaser, quelli relativi al Fortnitemers, perché c'è ancora gente che mi dice: Xyuder, che cos'è il Fortnitemers? Ragazzi, il Fortnitemers è l'evento di Halloween che sta per arrivare, probabilmente l'evento più unico e incredibile che abbiamo mai visto su Fortnite. Addirittura, come vi avevo già anticipato, gli stanno facendo dei teaser, cioè non è che arriva e arrivederci, è da mo che stanno continuando a spammare roba sul Fortnitemers, quindi sarà veramente una roba incredibile. Se guardiamo, ragazzi, nel teaser numero 2 viene mostrato un cubo che non abbiamo mai visto prima. È un cubo che, se uno non ci fa molto caso, può dire: ah, ma è una pietra oscura. Infatti, come vedete, ragazzi, le pietre oscure hanno la stessa identica forma, ma non sono proprio uguali. Innanzitutto, sulle pietre oscure, per ogni lato, sono stampate diverse rune. Hanno un bagliore non interno ma esterno, quindi la pietra è di colore viola, ma gli brilla intorno la luce, sempre viola ovviamente, mentre questo cubo che viene mostrato ha un'unica grande runa. Quindi potrebbe davvero essere una cosa, un oggetto nuovo che arriverà, o potrebbe anche essere un oggetto esclusivo solo per il Fortnitemers. Io ho delle altre teorie, ma non voglio riempirvi di troppa roba, voglio un attimo avere delle certezze prima di darvi le mie idee. Quindi, ragazzi, anche questo cubo incredibile, tanta tanta roba, ragazzi. Tra l'altro, se continuiamo a parlare di questo cubo, c'è un altro collegamento interessantissimo con quello che è invece, con quello che sono invece le rune. Quindi, come abbiamo visto pochi secondi fa, sulla faccia del cubo è stampata una runa molto molto chiara. Beh, ragazzi, come state vedendo, questa è la location dove ci sono le rune che sono cadute, che è meravigliosa, tra parentesi, come location. Guardate, esiste una runa esattamente uguale, identica a quella mostrata nel teaser. Quindi, ragazzi, è quasi certo che questo nuovo cubo ha un collegamento con le pietre oscure. Non sappiamo ancora nulla, ma qualcosa di collegato c'è. E andiamo avanti, ragazzi, e parliamo di un altro teaser ufficiale che è allucinante, ragazzi. È il penultimo teaser, quello che ci hanno caricato ieri, in poche parole, e che mostra, ragazzi, una possibile nuova arma in arrivo su Fortnite. O meglio, per chi se la ricorda, potrebbe essere un grande ritorno su Fortnite. Quanti se la ricordano? Perché dovete sapere, ragazzi, sto parlando ovviamente del revolver. Come vedete, dovete sapere che su Fortnite già esisteva il revolver e faceva veramente malissimo. Faceva, cioè, un colpo in testa di revolver toglieva tipo 160, una cosa del genere. Quindi, ragazzi, potrebbe esserci un grande ritorno, o potrebbe semplicemente essere un'arma che verrà inserita in una modalità speciale dedicata al Fortnitemers. Staremo ovviamente a vederlo. Facciamo anche, ragazzi, un passo indietro e leggiamo la descrizione del secondo teaser, che citava in queste parole: Tombstone Quake, keep your fingers steady, the circle will close, better be ready. Qui, ragazzi, è molto molto interessante quello che viene scritto, perché troviamo dei riferimenti che ci hanno già praticamente quasi spoilerato quello che arriverà nell'evento del Fortnitemers. Tanto mi suona la sveglia. Del Fortnitemers. Innanzitutto, ragazzi, il keep your fingers steady potrebbe essere relativo a
quello che è una nuova modalità. Quindi o una nuova arma o una nuova modalità, perché finger, cioè tieni le tue dita pronte, in poche parole potrebbe essere appunto relativo a un duello che si faceva tra i cowboy con i revolver, ovviamente. Ma se andiamo avanti e leggiamo anche la modalità che diceva The Circle Will Close, il cerchio si chiuderà, ovviamente fa riferimento al cerchio della tempesta, e anche questo potrebbe essere associato ad una nuova modalità che quasi sicuramente vedremo. O addirittura, e qua mi spingo a dirvi qualcosa che non avrei dovuto dirvi, o addirittura a una parte di mappa che verrà rivelata solo durante l'evento. Anche qua, ragazzi, c'è un'altra frase che viene scritta in un altro teaser, dove dice "The wind calls out, fill your chamber fast". È la conferma, ragazzi, che questa nuova modalità arriverà, perché "fill your chamber fast" vuol dire scegli la tua camera velocemente, quindi probabilmente ci sarà qualcosa di extra rispetto alla mappa. Ma andiamo avanti, ragazzi, parlando di quest'ultima teoria che mi ha fatto pensare al titolo della season numero 6. Come sapete, ragazzi, la season 5 si chiamava Worlds Collide, quindi mondi che si incontrano. La season 6 invece, ragazzi, si chiama Darkness Rises, quindi l'oscurità aumenta, è proprio il titolo della stagione. Questo mi fa pensare che potrebbero esserci dei cambiamenti permanenti e radicali dal Fortnite Nightmares fino alla chiusura della season. Potrebbe davvero non essere solo un evento, ma potrebbe essere un cambiamento radicale che sicuramente dovremo aspettarci tutti. E per chiudere, ragazzi, come vi avevo già anticipato, una teoria incredibile e importantissima, che è quella del ritorno dello spaccatutto. Come vi dicevo, ragazzi, se ci avviciniamo al cubo possiamo sentire un suono molto molto chiaro. Vi lascio un attimo ascoltare. Sembra, ragazzi, un suono di un respiro. Concedetemi che può sembrare un respiro questo suono. E perché dico lo spaccatutto? Perché, ragazzi, quando andiamo a vedere la skin dello spaccatutto, c'è questa maschera con questi tubi che vengono collegati allo zaino, che potrebbe tranquillamente essere un sistema per respirare da parte di questo personaggio nella nostra atmosfera. E questo suono che viene emesso dal Rift è assolutamente associabile al respiro di qualcuno. Quindi, ragazzi, secondo me dovremo aspettarci davvero tante cose anche relative al ritorno dello spaccatutto. Beh, ragazzi, io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Mi raccomando di non dimenticare un super pollicione in su e di iscrivervi al canale. Noi ci vediamo in live. Ciao!